Anche quest'anno è stato un Natale solidale per tante famiglie del Vallo di Diano, grazie alla seconda edizione di Adotta una letterina, l'iniziativa promossa dall'associazione Ascoltami Onlus, che opera nel territorio valdianese con lo scopo di aiutare bambini e persone speciali. Sono state infatti moltissime le adesioni registrate dai volontari dell'associazione, che, trascorso il Natale, hanno fatto il bilancio di questi giorni intensi dedicati a tanti bambini speciali del Vallo di Diano, 140 in totale e piccoli. Accontentati in tutto il comprensorio, sono stati donati i cesti alimentari, indumenti, giochi e due tablet utili ai fini terapeutici. Due scivoli sono stati invece donati, uno alla scuola ex Cappuccini di Polla e l'altro alla scuola Facofano di Teggiano. Nelle scuole sono arrivati anche materiale didattico, giochi e libri che continueranno ad essere distribuiti anche dopo le festività. Babbo Natale, affermano dall'associazione, ha girato quasi tutto il vallo, avendo ancora una volta al suo fianco tante splendide famiglie che hanno adottato tante letterine. Le insegnanti dei micronidi di Polla, Atena, Sant'Arsenio, Montesano e Padula hanno coinvolto sia i bambini che le loro famiglie in questa iniziativa. Hanno aiutato Babbo Natale anche la scuola materna di Polla, la scuola elementare Viscigliete di Sala Consilina e la scuola elementare di Sassano. Sostegno è arrivato all'iniziativa anche dalla Clown Terapia di Napoli e da tante altre persone che l'associazione Ascoltami Onlus ha ringraziato per aver unito il Vallo in un'unica missione.